Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo, in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza. A che punto è lo sviluppo? Si può ripartire dal territorio? Cercheremo di fare questa discussione con un po' di ospiti questa sera per la serie di Traviata, che è sempre questa con la sua sigla. Eccoci qui, grazie per aver scelto ancora una volta la nostra informazione. Abbiamo pensato per questa puntata di Traviata di fare una riflessione sullo sviluppo, su quello possibile, visto che per come vanno le cose del sistema Italia sembrerebbe che si può ripartire unicamente attraverso il sistema dei sindaci. Rosalia Marcantonio vi fa subito la copertina, dopo vi presento gli ospiti che faranno il controesame su queste riflessioni. Rosalia Marcantonio. Per fare il sindaco ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per spogliarsi dei colori di partito e indossarne solo tre della fascia. Ci vuole coraggio per lasciarsi alle spalle e chiuderli in un cassetto interessi personali e di parte. Ci vuole coraggio per decidere di mettersi in gioco a capo di un'intera comunità, piccola o grande che sia. Ci vuole coraggio per decidere di farlo ora, ora che gli enti locali sono alle prese con tagli di bilancio, ristrettezze economiche e quotidiani problemi di partito e alleati. Soprattutto ora che si è perso il senso della comunità e della polis. E i cittadini, per dirla con Massimo Cacciari, che ha fatto il sindaco nella città delle gondole, ti invadono ogni mattina, magari con problemi senza senso, incapaci di arrangiarsi, rovesciando e distorcendo il senso vero della nobile arte di far politica, intesa come scienza che governa la città e perciò al servizio di tutti. E chi tra i sindaci decide di non vivere alla giornata, guardando solo al consenso magari, carriera e potere, riesce a programmare in maniera responsabile per il futuro. Chi riesce a scollarsi di dosso lobby politico-affaristiche e interessi di parte potrà dare risposte. Non solo il pannicello caldo e momentaneo di una casa per l'ultimo sfrattato che bussa alla porta di Palazzo di Città, o il seppur importante sussidio mensile, il reddito minimo di inserimento, a volte usato per fini elettoralistici. Ai sindaci, soldati in guerra, paladini della politica, ai comuni, ai municipi, vera spina dorsale del bel paese, si chiede oggi di più. Si chiede di abbattere la burocrazia che frena ogni impulso di vita e speranza, di dare risposte alle imprese. Si chiede il cambiamento di strutture e di istituzioni vecchie, obsolete. Riordinare, semplificare, programmare. Una visione di identità, di scopo, una prospettiva ragionata del bene comune. Chi avrà avuto il coraggio di provarci avrà vinto. Abbiamo importunato due coraggiosi sul campo, diciamo abbiamo preso quelli più disincantati, quelli che hanno meno problemi o forse più problemi, questo lo giudicherete voi, il sindaco di Foggia, Giovan Battista Mongelli, grazie sindaco, grazie per essere venuto, Antonio Giannatempo, che abbiamo qui per un doppio piacere, anche quello di fargli gli auguri per grazie. Il suo onomastico. Dunque, e poi una discussione che tenteremo, cari telespettatori, di arricchire con le riflessioni della mitica CGIL, che ha fatto un bel lavoro, salve Iacarola, bentornato, proprio intorno al progetto Capitanata, tutte le cose che si possono fare e che se c'è una buona lettura, non solo sociale, ma anche economica, Francesco Pastore, che è un economista che spesso ci accompagna nelle nostre riflessioni, è possibile, diciamo,
arrotolare intorno alla discussione. Sindaco, lei ha sentito la scheda di Rosalia Marcantonio che ha un po' cercato di darci il tempo di questa trasmissione. Si può ripartire dal sistema dei sindaci, visto che le province attraversano una fase quasi, come dire, di destabilizzazione sulla quale tutte le parti politiche sono d'accordo. Le regioni hanno una fisionomia ormai ben definita. È quello del campanile il punto per la ripartenza? Certo, certo sì. Io penso che la scheda di Rosalia Marcantonio sia innanzitutto qualcosa di molto apprezzabile da parte nostra, di noi che abbiamo l'onore di indossare la fascia tricolore. Lei ha letto la difficoltà, ma ha letto anche le positività e, diciamo, l'impegno che i sindaci ci mettono, tutti i sindaci. Io sono davvero testimone diretto dell'impegno che ciascuno di noi, a prescindere dalle forze politiche che lo hanno eletto o presentato ai cittadini per l'elezione, mette sul territorio dalla mattina alla sera. Non c'è sindaco che non dorma accompagnato dai pensieri e dalle preoccupazioni, non c'è sindaco che abbia davvero cambiato la propria vita nel momento in cui ha deciso di fare o di ritornare ad essere sindaco. Perché una riflessione che volevo fare in primo luogo è come la gente a volte apprezza i bravi sindaci. Anche le ultime elezioni hanno riportato al ruolo di sindaco alcuni personaggi importanti. Perché? Certamente perché sono stati apprezzati dalla gente. Anche Antonio Gianatempo ha avuto più volte il consenso popolare che si merita per l'impegno che mette nella sua realtà territoriale. Quindi la scheda di Rosalia Marcantonio è una bellissima scheda per il ruolo dei sindaci, coglie bene le sue difficoltà. Io dico che bisogna ripartire dal territorio e dai problemi del territorio da un lato, ma anche dalle opportunità che questi territori hanno. Non a caso l'Italia è l'Italia dei 100 comuni, l'Italia delle municipalizzate, quindi nasce intorno al sindaco. Ma il sindaco non deve essere il difensore strenuo del campanile, deve difendere il suo campanile fino alla soglia in cui questo campanile deve entrare in un percorso più ampio. E penso che si debba ripartire dai sindaci, ma non dal singolo sindaco, dall'organizzazione dei territori e dei progetti comuni nei quali i sindaci sono ben pronti a confrontarsi. Appunto, grazie sindaco, ecco il sistema, non a caso noi abbiamo detto il sistema dei sindaci. Gianatempo, una strada in salita comunque, perché i problemi nei campanili, per usare le espressioni dell'ingegnere Mongelli, non mancano. Ma i problemi sono tanti, tantissimi, è inutile continuare a dire che questo momento difficile da un punto di vista economico e non solo economico è un momento veramente difficile sotto tutti gli aspetti. Dà delle grosse responsabilità ai sindaci. Gianni, che ringrazio per le parole che Aurora ha voluto onorare di darmi questo onore per le belle parole, precisavo una cosa e credo che oggi c'è la passione oppure non si può fare il sindaco, è un rischio quotidiano. I fatti recenti, anche questo episodio di Ercolano, fa riflettere. Tutti vanno dal sindaco per qualsiasi problema, in un momento di grande disperazione per loro il sindaco può risolvere tutto, ma così non è. Gianni ha usato la parola campanile, si parte dal campanile, però con una visione non di campanile, cioè del confine del suo comune, ma per campanile intende il territorio, quindi campanile significa che noi affrontiamo i problemi, per esempio, dell'emergenza rifiuti, senza che Cerignola un compito e Foggia un altro compito. Cioè esiste un problema e si risolve assieme. E così io credo, se stasera parliamo di sviluppo, che lo sviluppo ci potrà essere se veramente si crea questa rete tra i vari comuni. Cioè i nostri territori sono omogenei, hanno delle risorse che se noi riusciamo a metterle in campo probabilmente risolveranno i problemi. Quindi adesso, questo momento di smarrimento della provincia che accennava già lei prima, e ringrazio anche lei per avermi fatto gli auguri in pubblico per il mio onomastico, è un momento di smarrimento per i comuni, perché il coordinamento prodotto in questi anni dalla provincia innanzitutto ha spinto noi sindaci ad interloquire, a capire bene i problemi e a trovare la soluzione assieme, perché nessuno ha la ricetta, la bacchetta magica e probabilmente discutendo, anche se partiamo in contrapposizione, poi troviamo nel mezzo
la posizione e quindi la soluzione al problema. Prima la provincia svolgeva questo ruolo, oggi c'è la responsabilità dei sindaci avere la capacità di confrontarsi per affrontare i problemi, tanti problemi del nostro territorio, e sicuramente i problemi si possono risolvere se abbiamo l'obiettivo di dare una spinta all'economia del nostro territorio. Nelle parole di questi due amministratori, il sindaco della città capoluogo e il sindaco della grande Cerignola, diciamo, no? Perché Cerignola è una città, avete visto anche che comunanza di intenti tra i due sindaci, perché Cerignola è una città importante della capitanata, dalla grande storia. Ecco, poi succede che la solitudine, Rosalia Marcantonio lo diceva tra le righe, di un sindaco, pastore, perché i trasferimenti erariali sono sempre inferiori, i problemi aumentano, c'è poi questa crisi di sistema sulle quali lei mi potrebbe tenere due ore qui in una discussione, come si può e da dove si può ripartire, anche se vedevo che il sindaco della città di Foggia aveva detto già di una comunità di intenti, cioè di tutti i sindaci del territorio intorno a un tavolo. Prego. Le città sono uno dei tre elementi fondamentali della nuova politica di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 insieme al Mezzogiorno e alle aree interne, proprio perché probabilmente anche in considerazione della ristrutturazione istituzionale in atto, quindi della perdita di importanza del ruolo intermedio delle province, si assume centrale il ruolo delle città come istituzioni destinatarie e crocevie delle domande di sviluppo dei cittadini e delle imprese, quindi del territorio. La città come elemento centrale propulsore dello sviluppo in prospettiva è vista per esempio rispetto alle enormi possibilità che offre la rigenerazione urbana, lo sviluppo sostenibile, la mobilità sostenibile, la gestione del ciclo dei rifiuti, tutta una serie di tematiche che incidono direttamente sulla qualità della vita e allo stesso tempo costituiscono opportunità di sviluppo economico. Evidentemente però queste tematiche non possono essere affrontate dalle singole amministrazioni e dunque dai singoli amministratori, perché c'è una carenza di risorse strutturale che deriva da una serie di tagli di cui si è accennato in premessa. Dunque è opportuna una collaborazione interistituzionale con altri sindaci piuttosto che con le amministrazioni di livello superiore, nello specifico con le regioni. Quindi è la regione la piattaforma dove può riprendere quota questo dialogo, pastore? In mancanza di luoghi come per esempio c'erano negli anni 90, il periodo della programmazione negoziata, in cui si stimolavano le amministrazioni a cooperare, a lavorare in accordo con le associazioni di categoria, con le organizzazioni sindacali, l'unico dialogo possibile, foriero di progettualità e di opportunità di sviluppo, può essere quello tra i comuni stessi e tra i comuni e le regioni, ovviamente in un quadro di coordinamento anche con le politiche nazionali. Una delle interessanti letture di questo percorso di cui ora ci ha parlato qui il dottor Pastore parte proprio da una riflessione che è stata fatta a tavolino, uno studio che ha fatto la CGIL sul progetto Capitanata, che torna Iatarola, torna sempre, ma tornano anche sempre le solite parole: il turismo, l'habitat, l'agricoltura, quasi che, mi scusi la domanda, si sapesse da dove partire, ma poi non si sa come proseguire, scusi il gioco di parole. È così? Sì, io credo che sia così, anche se a differenza degli anni passati io credo la situazione sia oggettivamente più complicata e anche più drammatica. Vedete, in questi anni io ho avuto l'impressione che ci sia stata questa caccia a tagliare pezzi delle istituzioni. Io non credo che il problema di questa
dell'Italia siano state le province, così come non lo sono state nel passato le comunità montane. Io penso al nostro territorio, penso a un comune di Celle San Vito come farà domani a dialogare con l'ente regione, probabilmente, credo, la giunta regionale neanche ne conosce l'esistenza. Credo che il problema che noi abbiamo avuto nell'arco di questi anni è stata la capacità di definire una cessione di sovranità agli enti superiori. Non l'abbiamo fatto, nel senso che abbiamo costituito sempre un più uno, un livello istituzionale che rappresentasse e accorpasse in sé le funzioni dell'ente sottostante anche di quello superiore. Molte volte determinando dinamiche che rallentavano l'iter, le procedure, le responsabilità. E io credo che, di questo, una ridefinizione dell'assetto istituzionale di questo Paese, abbiamo bisogno di farci carico tutti quanti, perché così come sta, io credo che non funziona e non funzionerà negli anni futuri. Così come penso che nessuno di noi può tirarsi fuori da una condizione di un disagio diffuso che c'è e che può trovare due aspetti. Uno, in una ribellione individuale delle persone. Sta succedendo, succede, no? Chi va dal sindaco, sì. O gruppi di persone molto limitate che si organizzano, diventano gruppi di pressione. O se c'è, la ricostruzione di un tessuto, di una partecipazione democratica che permetta anche dentro una dialettica, senza ritornare a forme in cui chi dissente sta fuori e il signor no, ma dentro un processo di una definizione di una procedura democratica si trovano gli elementi di trovare sintesi, capacità di governare un processo complicato così come c'è. Ora io credo che per le amministrazioni in genere, per i sindaci in modo particolare, non basta più la capacità di fare una buona amministrazione. Forse poteva servire qualche anno fa, oggi è del tutto insufficiente. Nel senso, dobbiamo provare ad andare oltre. Vedete, per molti anni ho avuto l'impressione che alcune istituzioni, comprese le amministrazioni, poi ci sono cose che ti toccano, anche dei paradossi che ti toccano direttamente. Io ricordo in un'occasione, era presidente Antonio Pellegrini della provincia, un coltivatore gli chiese: ma tu sul processo irriguo che fai? Pellegrini disse: non è una mia competenza. Lui gli rispose: io non ti ho votato per le tue competenze, ti ho votato perché mi dovevi rappresentare dentro un'istanza di un territorio. Noi per molto tempo abbiamo ragionato in cui le amministrazioni hanno svolto, ma dove l'hanno fatto, al meglio la propria competenza, come fosse una normale azienda. Non è così, non può più essere così. Cioè, le amministrazioni a livello istituzionale diventano rappresentazione di un bisogno collettivo che va oltre le sfere individuali, o se no per il nostro territorio sarà oggettivamente complicato. Diventa difficile. Ringrazio Altarola perché il pubblico che sta seguendo, sappiamo sempre molto attento, avrà accolto che l'ha messa subito in politica, perché la questione è politica. Certo. Ancor prima di tenere insieme la giunta, di far proprio il consenso del dissenso, perché i sindaci vivono questo dramma esistenziale terribile. I sindaci, io francamente non posso malcelare la difficoltà di uno dei lavori più difficili in uno dei momenti più complessi che vive il paese. Però veniva toccato un tasto. Sindaco Mongelli, come una città, ad esempio la sua, questa, il capoluogo, può essere amministrata in maniera diversa, più positiva, se l'ente diventa un'azienda, un ente che eroga servizi, dove non ci sarà più Mongelli che dico, guardi, che dice, non è una mia competenza, perché era questo il punto. In effetti ai sindaci non si fa domanda di competenza, si fanno domande e si vogliono risposte. Quindi secondo me è vero quello che dice Iadarola, nel senso che il nucleo operativo per dare la risposta, le risposte vere, è il nucleo comunale, il punto di svolta dai servizi pubblici
ai servizi a rete, alla sicurezza, all'igiene pubblica, per tante cose. Quindi penso che il problema delle competenze sia un problema che debba essere bypassato, tolto. Però secondo me ci vogliono due questioni preliminari. Lei parla, mi scusi Sindaco se la interrompo, lei parla del regime delle competenze in capo alle persone come politiche? No, io parlo delle competenze come limiti di azione. Perfetto. Perfetto. Quindi il Sindaco non ha limiti di azione da questo punto di vista, nel senso che si deve occupare soprattutto di un sistema globale, della città in senso globale, nella sua attualità, totalità. E io penso che due siano le cose necessarie. Una la coglievo anche in una sua riflessione: la necessità che la politica e i partiti si accorgano di tutto questo e facciano insieme un patto, partiti, forze politiche, amministratori, per il governo delle città, per il governo vero delle città, lasciando stare le tarantelle o non forzandole più di tanto, perché poi sono anche necessarie i momenti di confronto politici, però devono avere dei limiti, e questo bisogna che le forze politiche lo comprendano. La seconda questione è che i sindaci devono continuare a fare dialogo tra di loro. Io sto vivendo l'esperienza positiva, ad esempio, della gestione a livello territoriale dei rifiuti, a cui accennava anche poco fa il sindaco Giannatempo. Quello è un modo in cui i sindaci stanno organizzando loro stessi i territori per avere i servizi migliori e più positivi. Anche perché se così non si fa, nel senso che non si mettono la politica e i partiti, non affiancano in questa azione fortissima gli amministratori, e gli amministratori non prendono coscienza ulteriore della necessità di fare tutto questo in maniera forte ancora di più, si va incontro a una questione che secondo me viene sottovalutata: l'assenteismo anche alle elezioni dei sindaci. Perché mentre storicamente c'è una caduta, una flessione nelle elezioni non territoriali, anche nelle ultime elezioni che ci sono state, la gente è andata a votare anche poco per i sindaci. Ci sono stati dei casi emblematici di sindaci eletti davvero con il 20% o il 30% dei voti. Questo è un segnale terribile da non sottovalutare, perché nel momento in cui si perde anche il baluardo e la fiducia nell'ultimo riferimento istituzionale, davvero la crisi istituzionale è alle porte, e alla crisi nei confronti delle istituzioni si possono reagire in tante maniere, con il qualunquismo di alcuni pezzi della politica, ma anche con azioni che possono mettere in discussione la stessa struttura democratica delle... Anche se, Sindaco, su questo versante, ora sentiamo Giannatempo, veniva anche data una riflessione di segno diverso, della serie: dovremmo abituarci, come tanti paesi occidentali, dove il numero delle persone che praticano l'esercizio democratico del voto è il 40, il 50%, anche se noi siamo abituati a ben altro. Io non penso che una persona non abbia interesse a sapere come viene gestito il suo servizio, come gli autobus della sua città debbano camminare, come debba essere tenuta la pulizia delle strade. Dovrebbe essere l'interesse primario. Quindi, mentre si potrebbe, e non è nemmeno giusto, accettare un allontanamento dalla politica politicante, dalla politica sul territorio, è un brutto segnale, perché davvero non si può lasciare poi i sindaci nell'isolamento, perché si corre il rischio sia dell'isolamento che indebolisce l'azione amministrativa, sia di azioni che hanno portato anche a eventi tragici. Io ancora di più, lo faceva riferimento poco fa Antonio, negli ultimi giorni sono preoccupato, perché il gesto terribile della persona che è a Ercolano, si lancia incendiandosi dal balcone del municipio, è il dramma peggiore, che vuol dire che siamo arrivati davvero a un punto in cui o ci si rende conto di tutto questo, e allora se così è, e così è, la politica deve capire che vanno accompagnati questi percorsi, non vanno ostacolati dando il timer delle crisi di giunta, il bilancino di un assessorato in più, di un assessorato in meno, dando fiducia a chi è stato eletto direttamente, sostenendolo, accettando questo sostegno fino al o revocandolo, non negoziandolo, quindi o accettandolo e confermandolo o revocandolo, e quindi mettendo in crisi apertamente la gestione. Altrimenti questa logica del dare e non dare, del dire e non dire, indebolisce tutto. Sindaco, ha accolto questo, in pratica il patto dei patto dei sindaci. Il patto con l'elettore, cui fa riferimento, io ho sottoscritto un patto con gli elettori. È pronta la politica a stare un po'
più indietro? Ma io innanzitutto... Lo dico a lei perché lei ne ha fatti pure di questi balletti. Io, sì, io innanzitutto sposo appieno quanto adesso ha espresso Gianni, che sembra più illuminato e che vivendo la stessa esperienza mi rendo conto come è difficile gestire la cosa pubblica, soprattutto il rapporto con gli altri che hanno o dovrebbero avere la stessa responsabilità di un sindaco, che purtroppo molte volte, così come diceva Gianni, per barattare il mezzo assessore o la mezza delega, si creano delle crisi e si creano poi dei ritardi amministrativi, e in più in un momento così difficile la gente reagisce male e chi paga è sempre il sindaco, perché chi viene aggredito verbalmente o anche in altri modi è sempre il sindaco che si ritiene l'unico responsabile. Però parliamo di responsabilità. Io credo che tutti i sindaci oggi si sanno assumere la responsabilità, sanno che sono stati votati dalla gente, che quindi devono dare risposta a tutto campo. Non si può dire, come è successo ad un grande presidente, come è stato anche Pellegrini, di aver dato questa risposta, cioè chi ti vota ti dà la piena fiducia e quindi il suo problema lo vuole essere risolto, anche se non è di competenza del sindaco. Il sindaco si deve muovere presso altre istituzioni per dare una risposta a questo cittadino e per cercare di risolvere nello stesso tempo il problema. Io dico che le soluzioni ci sono, l'abbiamo già detto prima, e se capiamo che il territorio si può sviluppare, se c'è un lavoro coordinato, allora noi daremo delle risposte, altrimenti se siamo divisi non andiamo da nessuna parte. Io, quando sono diventato sindaco della mia città per la seconda volta, ho pensato a un'agenzia, faccio un esempio, l'agenzia dell'agricoltura, ma pur non avendo nessuna competenza l'ente comune in agricoltura, ma per accompagnare gli agricoltori nella gestione di alcuni processi. Io ho fatto un'analisi che durante il periodo della grande raccolta a Cerignola, che sia il pomodoro, che sia l'uva, che sia l'ulivo, ci sono sempre proteste degli agricoltori, ma proteste pesanti, proteste che riempiono le piazze, molte volte anche con un clima, diciamo, piuttosto duro e pericoloso, e c'è stato anche qualche episodio purtroppo con la perdita una volta di un ragazzo in una protesta vicino Canosa. E invece ho fatto questo discorso per aprire la casa comunale agli agricoltori della mia città, per farli discutere, ma soprattutto per capire che al di là di un'agricoltura sulla produzione programmata bisogna mettersi d'accordo. L'uva, per esempio, a Cerignola, ci sono quelli che cominciano a tagliarla ad agosto invece di ottobre e che quindi riempiono piano piano le cantine. Cioè, se invece di commercializzare l'uva da tavola sui mercati ortofruttivi, cominciano a darla alla cantina, il quale fa incetta e poi gestisce il prezzo del prodotto. Io ricordo che ero bambino, per me era il periodo più bello della mia vita, quando a giugno si chiudevano le scuole, si andava in campagna perché c'era prima la mietitura, cioè veniva tagliato il grano, poi queste covoni di grano venivano portate nella masseria, dove finalmente arrivava la trebbia e si metteva da una parte la paglia e dall'altra parte il prodotto che devi vendere, il grano. E mi ricordo la massa di mio padre, poi accanto c'era quello di mio nonno, poi un po' più là quello degli altri zii, e veniva un compratore. Ricordo i prezzi, cominciava da mio padre, che era la quantità più piccola, a 20, da mio nonno, che era un po' più grande, a 22, fino ad arrivare a mio zio, che produceva ancora di più, 25. Capì una cosa, ma scusate, se vi mettete tutti assieme, vediamo se riusciamo ad avere 25. Quindi l'anno successivo convinse mio nonno, mio padre, i miei zii a dire che quella era un'unica produzione. Me ne arrivò a 30, cioè da 20 arrivava a 25, arrivò a 30. Oggi gli agricoltori della mia città si mettono d'accordo su quando cominciare a vendere questo prodotto. Da 2 anni, da 3 anni non c'è più questa protesta. Questo è un segnale che si è sempre detto, che l'unione fa la forza e che se si sta assieme si risolvono anche questi problemi. Adesso continuiamo questa discussione, andremo un attimo in pubblicità, non prima di avervi svelato, lo dico perché c'è il sindaco di Cerignola. Io ricordo, l'ho raccontato pubblicamente, che una delle poche volte che riuscii ad intervistare Andreotti, ma neanche tanti anni, lui mi fece una domanda: se avessi mai visitato la tenuta dei Conti Pavoncelli. Io non l'avevo mai visitata, mi si sbaglia, guarda, la prossima volta vada prima lì e poi viene da me. Questo accadde chiaramente molti anni fa,
anche se poi capì che Andreotti doveva stare ancora molto tempo sul trinare della politica. Adesso c'è un po' di pubblicità. Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza. Abbandono. Eccoci, siamo tornati in studio, stiamo già commentando alcune questioni. Adesso vorremmo approfondire il tema anche con i suggerimenti, il sostegno, come dire, di una collega che si chiama Giovanna Greco, che intorno allo sviluppo dei campanili e dei municipi ha probabilmente raccolto il dato di come il sistema dei sindaci può diventare moderno con tutta la propria storia più antica. Sentiamo cosa ci racconta Giovanna Greco. Pianificazione strategica, raccordo con gli enti sovracomunali, tanto più oggi col venir meno delle province, lotta serrata all'illegalità, infrastrutture e un pizzico di estro. Sono queste le leve oggi nelle mani dei sindaci per provare a governare e rilanciare i territori, schiacciati per la gran parte sulle emergenze finanziarie e sociali. È il motivo, ad esempio, per cui Foggia, Cerignola, Manfredonia, Lucera, San Severo, la storica Pentapoli, sembra oggi segnare il passo rispetto alla vivacità delle piccole municipalità del subappennino e del Gargano, diverse eppure quasi simili, dove la sfida degli amministratori è stata quella di scommettere sul carattere identitario delle proprie comunità, come ci spiega il neo sindaco di Roseto Valfortore. Noi per esempio nel programma abbiamo inserito, è un sogno, però l'abbiamo inserito, il recupero di una vecchia cava di pietre che si chiama proprio La Pietrera, è una località che si chiama La Pietrera. E Roseto è stata per tanti anni terra di scalpellini, coloro che lavoravano la pietra, e voglio dire, su questo ci vivevano e ci campavano intere famiglie. Magari riuscissimo a recuperare questa vecchia fonte per Roseto, insomma, potrebbe essere una risorsa. Perché i comuni non possono più essere vissuti come quelli di un tempo, grandi palazzi spesso impolverati, gestiti da una ristretta cerchia di uomini e donne che decidono le sorti di una comunità, fatti di rigide tecnostrutture, di pochi eletti che si limitano al ruolo di meri esattori fiscali ed erogatori di servizi minimi indispensabili, i processi di modernizzazione, di evoluzione anche delle popolazioni, la necessità di competere su scenari più grandi, l'esigenza di confrontarsi e di stare sui mercati hanno aperto i palazzi, spalancato le finestre, imponendo alla classe dirigente una competenza quasi aziendalistica della cosa pubblica e un confronto costante con le comunità amministrate. Allora, il bilancio partecipativo è un processo attraverso il quale la popolazione, i cittadini decidono direttamente come investire una parte del bilancio comunale. Abbiamo raccolto 600 proposte e le abbiamo poi accorpate in una scheda elettorale di 58 proposte, accorpate e sintetizzate. E oggi, dal primo di giugno fino al 30 di giugno, i cittadini troiani votano quale tra queste 58 proposte risponde maggiormente alle esigenze. La casa comunale, appunto, dove convergono pubblico e privato in sinergia ad ingaggiare la sfida del saper guardare oltre, dove sono sostanzialmente tre le leve fondamentali dello sviluppo: qualità, efficienza, identità territoriale, riferita quest'ultima alla vocazione produttiva e alla capacità di saper mobilitare capitale sociale, ed è questa la scommessa soprattutto nei momenti di crisi. Pastore ha ascoltato un po', abbiamo ripreso sino all'ultimo passaggio in quella che veniva indicata come un tempo come la Camera della Rosa dei Venti, che poi è l'attuale studio del primo inquilino di Palazzo di Città a Foggia, ma perché riprende questo lavoro marmoreo a terra, le grandi forme che possono riaprire una condizione economica deformata, se mi permette il bisticcio
di parole. Sono quelle le strade? Sono quelli i programmi? Sono quelli i progetti? Beh, sicuramente vanno distinti due aspetti. L'accenno che è stato fatto alla cosiddetta aziendalizzazione dell'ente pubblico è un processo oramai nei fatti che si è determinato per le necessarie esigenze di contenimento della spesa pubblica e allo stesso tempo di adeguamento dei livelli di erogazione dei servizi pubblici essenziali, cioè i sindaci devono essere prima di tutto degli ottimi amministratori della cosa pubblica per svolgere il lavoro ordinario, l'ordinaria erogazione dei servizi. Rispetto alle tematiche dello sviluppo e quindi del coinvolgimento dei comuni su progettazioni di scala più ampia, quindi i rapporti con gli enti istituzionali superiori o la collaborazione con altre istituzioni, è evidente che la questione cambia perché impone la sollecitazione di energie e sensibilità che non sempre troviamo tra i sindaci, non sempre troviamo nei comuni e allorquando le dovessimo ritrovare non sempre riescono a trovare accordi con gli organismi con i quali si vanno a relazionare. Ci sono questioni di campanile, di attaccamento a progettualità di comuni che magari non vogliono cedere pezzi di sovranità rispetto a tematiche di carattere più generale che adesso invece devono obbligatoriamente trovare un luogo di mediazione vista la prossima tornata di risorse comunitarie che pare essere l'ultima a portare nelle regioni, nelle nostre regioni, diciamo delle quantità di risorse apprezzabili dal punto di vista proprio numerico. Quindi è necessaria la collaborazione interistituzionale su tanti temi. Il sindaco Mongelli poneva come esempio il progetto avviato per quanto riguarda la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che al di là delle opinioni di ciascuno mi sembra l'unico elemento innovativo di questi ultimi anni su un settore la cui amministrazione non può essere fatta se non in larga scala, attesa la diversità di gestione dei vari tipi di rifiuto, le opportunità derivanti ad esempio dalla differenziata piuttosto che dal riutilizzo in chiave energetica di alcuni rifiuti. La scala comunale, la dimensione comunale in questo settore per esempio si è rivelata inopportuna perché è inefficiente tra l'altro dal punto di vista economico. L'allargamento della dimensione del problema e quindi il coinvolgimento di altre istituzioni in questo settore, ma l'esempio potrebbe valere anche per altri settori, è una soluzione necessaria che se dovesse trovare un risultato, uno sbocco positivo nei prossimi anni, certamente contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad alleggerire le casse degli enti coinvolti. E allora, da queste premesse e anche con questa prospettazione che viene data, si capisce sicuramente che ognuno bisogna che si organizzi un po' da soli, i sindaci con la propria regione, nel proprio territorio, nella propria provincia, come che sia la sua nuova definizione nell'impianto architettonico che andrà a definirsi in sede legislativa. E tuttavia le direttive di sviluppo sono quelle che ci descriveva adesso poco fa Pastore. Sotto questo profilo, la programmazione negoziata di un tempo, cui aveva fatto riferimento Pastore, e che quindi mi pare questo pezzo del Mezzogiorno anche destinatario di una attenzione da parte di quel governo, la Task Force Borghini, lei ricorderà molto bene, alla fine poi si è rivelato un grande flop, perché lei sa meglio di me quante di quelle aziende hanno chiuso bottega. È una nuova operazione miraggio quella che si vuole fare o è un'operazione di altra natura? Se mi permetti, io ora
è una fase in cui è facile scagliarsi contro altri. No, no, io altri. Ho voluto fare una domanda perché non è questo di me, nel senso che scagliarsi su di altri e tirarsi fuori per dire la responsabilità non è nostra o per le organizzazioni a volte che rappresentiamo. Io credo dobbiamo superare questa fase. Se il Paese ha raggiunto questo livello di degrado, probabilmente dentro questo processo le responsabilità, seppur calibrate, secondo lei... Era solo un raffronto. Ci riguardano tutti. Era solo un raffronto. Io più che ragionare su che cosa dobbiamo fare, vorrei iniziare a ragionare su che cosa non dobbiamo fare. Diceva la prosindaco di Alberone, credo che sia di Roseto. Roseto, nuovo sindaco. Gli scappelli, tutto quello che può. Io credo che il primo atto che un territorio come quello deve dire è un processo di aggregazione di quei comuni, perché sennò non potrà più sopravvivere. E credo che il primo atto di responsabilità che ognuno di noi deve fare, senza attendere che ci arrivi un'autorità, una norma dello Stato che ci dice i comuni al di sotto di 1.000 abitanti sono soppressi i municipi. Poi le municipalità, l'esperienza, quindi la tradizione culturale di ognuno è altra cosa da un governo, di un processo, di un'aggregazione di un territorio che deve offrire servizi, rappresentanza. E credo che questo è il primo atto su cui dobbiamo iniziare a lavorare ognuno di noi. L'altra cosa che credo che dobbiamo iniziare a superare, vedete, io non lo so se sarà un caso, ma io a volte mi indigno, no? 3 mesi fa l'assessore Pellegrino del comune di Foggia ci annunciava che in rapporto al piano sociale di zona era stata definita le graduatorie delle non autosufficienti nel piano sociale di zona. Allora le persone si aspettano che dopo 10 giorni gli venga riconosciuto la non autosufficienza, che è un'integrazione anche economica notevole. Sono passati 6 mesi, questo non c'è. Io so che la procedura prevede l'approvazione della regione, della graduatoria, ci sono passati 2 anni perché lo facesse il comune, altri 2 passati. Ma è possibile stabilire come avviene per esempio per alcune procedure, come fa da un po' di tempo l'INPS, che entro 120 giorni ti deve essere pagata la pensione e che questa procedura si deve esaurire entro 120 giorni? Cioè da qualche parte possiamo partire che diamo un'idea di una certezza nel tempo, perché alcuni interventi, in una situazione drammatica come questa, vedete, è indegno che un territorio come il nostro possa permettersi di mantenere bloccati decine di milioni di euro sulle fasce più deboli, sulle criticità più deboli, bloccati, perché i tempi di attuazione, per responsabilità prima dei comuni, poi dei piani sociali di zona, poi della regione che deve approvare, poi di altri, non siamo in grado di metterli in movimento. È accettabile una cosa di questa natura? Cioè è possibile che da qualche parte stabiliamo una tempistica certa per cui si dica, tu hai fatto la domanda, entro 30 giorni ti sarà detto siamo d'accordo o non siamo d'accordo? È possibile che noi continuiamo a chiedere alle persone una montagna di procedure cartacee di cui non ce n'è bisogno? Ed io ho provato a dire un'occasione con Elena Gentile, ma scusatemi, quando si fa un piano sociale di zona, se io faccio una domanda sulla non autosufficienza o su altro, il piano sociale di zona, la porta di accesso, tutte queste cose che abbiamo costruito, il porto unico di accesso, tutte queste cose, poi chiedono al medico di base se è vero o no la documentazione che ho presentato. Vedete, dappertutto noi abbiamo, normalmente chi fa queste cose si è stato sottoposto ad una visita medico collegiale nelle commissioni collegiali delle ASL. Il sistema sono integrati, i piani sociali del zona possono andare sulla struttura dell'ASL e verificare questo, che diavolo di malattia c'ha, ma perché gli dobbiamo far chiedere una domanda, un milione di documentazione del tutto inutile, inutile. Vedete, noi alcuni anni fa, per la verità credo che Foggia, abbiamo provato a dare un contributo notevole per avere diritto ad una pensione di invalidità civile, a Foggia ci volevano 2 anni, perché ci voleva 1 anno che ti chiamava la commissione medica, poi i tempi, le procedure. Era una casta che si era costruita intorno a questo sistema, che non era disponibile a cedere una parte. Io credo che queste cose noi abbiamo il dovere di iniziare e di rompere, non per scagliarci contro qualcuno, ma per dire che questo sistema prima o poi va rotto. Abbiamo costruito un sistema di informatizzazione, di rapporto telematico tra
le IMSS, le ASL. Oggi una domanda di invalidità civile ti viene concessa o non concessa? Entro un mese di tempo. Allora dobbiamo rompere questo sistema. Cioè, è possibile che se io devo fare una richiesta di un ammortizzatore sociale, devo fare la richiesta all'INPS, poi devo presentare un documento, devo andare al centro per l'impiego, e tu stai alla provincia. Il centro per l'impiego deve avere 40 persone che devono timbrare documentazione, che sono del tutto inutili, perché quel sistema è possibile metterlo in rete tra l'INPS e le province, i centri per l'impiego, perché avviene già per la regione. Ma è possibile che noi dobbiamo fustigare le persone? Allora io credo noi dobbiamo avviare intanto un processo che ci dia certezze, perché alcune operazioni hanno senso. Vedi, io ho provato a fare una statistica. Fino all'anno scorso, chi faceva una richiesta di invalidità civile e aveva nelle condizioni di avere una pensione di accompagnamento al 50%, quando gli veniva riconosciuta, erano già deceduti. È indegno una cosa di questa natura. Grazie, Iaterola. Volevo chiedere al... probabilmente anche mutuando un po' alcune espressioni che il rappresentante della CGIL, che ringrazio particolarmente perché ha toccato due nervi scoperti, ci sono, cioè le giro la domanda usando le sue parole, sono le quote di sovranità resistenti, le palle al piede di una modernità che manca? Scusi, sono pienamente d'accordo, cioè troppa burocrazia ancora, cioè noi parliamo di velocizzare, di modernizzare. Oggi l'informazione, tutto cammina in un mondo così rapido, più veloce della luce, invece i servizi che dovrebbe erogare la pubblica amministrazione, quando parlo di pubblica amministrazione non parlo soltanto degli enti locali, e invece arriva con tanto ritardo. Ho perfettamente ragione che per quanto riguarda o il contributo all'accompagnamento, la pensione, molte volte il beneficiario non la vede proprio, la vedono semmai i suoi certo, eredi. Esiste ancora questo. Io con il nostro piano di zona insieme ai 5 reali siti ci rendiamo conto che produciamo anche noi tante di quelle carte, tante di quelle schede, tante di quelle programmazioni, riprogrammazioni, riprogrammazioni, la riprogrammazione, va la regione, torna indietro, riprogramma quest'altra scheda, in effetti quella gente aspetta, cioè l'assegno di cura da 2 anni noi non riusciamo ancora a derogarlo perché adesso manca questo e poi si è inventato il metodo di base e poi la porta unica di accesso. Questi finanziamenti ci stanno o non ci stanno, non si capisce, forse per rispettare il patto di stabilità, qualche cosa, c'è un meccanismo molto strano. Oggi di fronte al bisogno non possiamo più permetterci questo lusso. Sì, sì, no, no, come dice lui, come ha fatto l'IMSS, entro 30 giorni sì oppure no. La gente non può aspettare i tempi lunghi della burocrazia. In effetti per essere efficienti e per essere anche più economici e per essere pragmatici va proprio eliminata la burocrazia, una cosa che è ancora una palla al piede. Noi parliamo tanto di modernizzazione, ma questa modernizzazione non parte ancora. Ed è su questi punti che tutte le amministrazioni, noi per esempio faremo in questi giorni un bel raid in un'amministrazione comunale della provincia di Foggia, ve lo anticipo già da ora, perché poi l'amministrazione interessa, quella di Lucera, apertis verbis, cioè messa di fronte ad una verità scottante, deve rispondere, perché si risponde alla comunità, si deve rispondere alla comunità, e l'informazione serve anche ad aiutare affinché la verità venga fuori. Si toglie il macigno. Si toglie verità. Purtroppo, mi dispiace dire queste cose, ma noi le dobbiamo dire. Sindaco, è d'accordo con quanto diceva Gianna Tempo? Sono d'accordo. Prima che risponde il sindaco, lui ha vissuto, l'ho vissuto io prima di lui, tutta questa vicenda dello zuccherificio, della sfida di Corona. Oggi abbiamo appreso probabilmente che si avvia la procedura. Non è detto ancora però, È durato 5 anni. 5 anni. È possibile che un'operazione di questa natura, su un processo di riconversione di una struttura, possa durare 5 anni? E c'è qualcuno che può decidere domani di venire a investire sapendo che probabilmente fra 5 anni. Probabilmente se l'avessimo fatto qualche anno fa, quell'operazione di Zambarini nella zona ex Fittana, si sarebbe fatto probabilmente. Ma perché c'è l'interesse. Ma forse si sarebbe fatto qualcosa sul porto di Mantova. Esattamente, esattamente. Ma i processi, le procedure, ma possono durare. L'interporto di Cerignola. Possono avere questi tempi di durata. Assolutamente no, però noi come dici sulla logistica, poi prego.
sta in difficoltà, secondo me, una delle più belle aziende che abbiamo nella provincia di Foggia sull'ortofrutta, che è l'azienda San Michele di Lesina, gestita da un gruppo finanziario di Milano. Il suo livello di commercializzazione non è Milano, come normalmente si pensa, ma è Monaco. Noi continuiamo a dire, sono 4 anni che ogni estate si va e si dice il raddoppio della Lesina Termoli, si taglia il nastro, il raddoppio della Lesina Termoli, sta sempre lì, è sempre a binario unico, con quelle procedure e con quella tempistica. La logistica per processi, in modo particolare nel settore dell'agroindustriale, sono un elemento essenziale. Adesso arriva, lei ricorda questi problemi? Anche perché ricordo, lei è stato il presidente dell'ANCE per un po' di anni, ANCE a livello regionale, è stato presidente di Confindustria in Puglia. Li ricordo, li vivo, però bisogna andare oltre, bisogna provare a risolverli. E quindi noi da sindaci dobbiamo mettere mano alla nostra struttura organizzativa interna, al nostro modello organizzativo di funzionamento della nostra amministrazione, partendo da un dato di fatto, che queste strutture sono o anagraficamente o mentalmente vecchie. Anagraficamente, nella generalità sto parlando, certo. Pur avendo dentro di sé tanti punti di eccellenza che forse a volte sono anche soffocati o condizionati in senso negativo da esprimersi al meglio. Però bisogna che anche la nostra struttura, la tecnostruttura, dai massimi livelli fino all'ultimo collaboratore che svolge la sua attività nelle nostre amministrazioni, capisca che non è più il tempo dello stare in attesa, è un tempo in cui bisogna essere propositivi, capaci di dare delle risposte. Quindi noi come amministratori, dopo aver provato a risolvere l'emergenza, o continuando a provare a risolvere l'emergenza, dobbiamo intervenire su questi meccanismi, che sono quelli di mettere i nostri sistemi organizzativi in funzione di modernità. Non è facile perché blocco del turnover, limitazione dei costi, impossibilità anche di sostituzione di tante fasce di personale anche ai livelli apicali. Tutto questo si scontra con la necessità invece che il cittadino ci dice: voglio la risposta, voglio sapere davvero fra 30 giorni se ho questa concessione edilizia, se ho questa licenza edilizia o se la mia istanza viene. Quindi noi dobbiamo, da sindaci, per tornare al cuore del problema, dobbiamo essere gli attori dello sviluppo, va benissimo. Dobbiamo risolvere l'emergenza, siamo chiamati a fare anche questo, ma dobbiamo intervenire sulla pianificazione territoriale lavorando insieme. Io ad esempio non credo che si possa buttare al mare così rapidamente il meccanismo dell'area vasta. Sono uno di quelli che la pensa anche diversamente, perché poi anche il rapporto singolo, il singolo comune con l'ente regione o con il ministero diventa perdente, diventa una logica della frammentazione. Quindi accanto a tutto questo, la riorganizzazione degli uffici, la sinergia tra le istituzioni sono passi in avanti che dobbiamo fare con coraggio. Forse il periodo più buio per i nostri comuni sta passando, ce lo auguriamo per tutti quanti, ognuno di noi sta soffrendo davvero in maniera tragica, anche perché i comuni sono stati quelli che hanno avuto i tagli veri, i tagli nei costi veri, la burocrazia o i funzionamenti ai livelli centrali e anche più fino ai livelli regionali non è che ha subito le percentuali di riduzione dei costi dei comuni. I comuni e i cittadini hanno pagato e stanno pagando prezzi altissimi, ma dobbiamo reagire in senso positivo attaccando. Il mio limite della mia amministrazione, forse in questi 4 anni, è stato essere stata costretta a giocare troppo spesso in difesa. Ma aveva anche i suoi problemi. È certamente da risolvere i problemi. Adesso, presa coscienza che questi problemi sono, non dico risolti, ma affrontati in maniera organica. Non bisogna rialzare la testa e guardare al futuro attraverso modelli di riorganizzazione interna e di una capacità di dialogo tra le istituzioni, tra di noi, tra i territori. Che questo si chiami patto dei sindaci, si chiamerà anche patto dei sindaci, delle comunità, patto dei territori, patto delle comunità. A me non dispiace telefonare, come spesso mi capita, ad Antonio Giannatempo e dire: Antonio, abbiamo questo problema. 3 ore fa mi ha telefonato il Silvio Nobile, perché a Vieste c'è un grande problema, ha chiamato me nei livelli di responsabilità giusti, non si è posto il problema da che parte, né tantomeno io mi sono posto il problema di dare una mano a un sindaco di un territorio rispetto a un altro. I territori sono molto più avanti rispetto, secondo me, alla logica della politica. I territori sono molto più avanti e hanno necessità però di non essere condizionati. Altrimenti bisognerà che ci crei la sinergia davvero sui sindaci. Quelle azioni che sono state fatte a livello anche mediatico-elettorale, che poi si sono fermate, secondo me avevano dentro di sé una logica vera. Cioè anche le nostre strutture tipo l'ANCI devono avere un peso
molto più significativa nei processi di sviluppo. Sono venute fuori molte utili discussioni che restano un po' spezzate, le dobbiamo riprendere, Pastore, sa perché? Perché la vicenda del porto della Capitanata, che è Manfredonia, come dire, antropomorficamente Manfredonia, la questione dell'interporto di Cerignola, delle comunicazioni, l'area vasta, l'aeroporto, cioè su queste vicende, voi avete sentito, noi sono 4 anni che andiamo da questa azienda a chiedere questo raddoppio. Allora, anche lì è possibile che tutto si fermi perché il collega sindaco di Campomarino, che è una bellissima città nella quale da ragazzo andavo a fare il bagno al mare, per non consenta il raddoppio di quel tratto perché l'infrastruttura potrebbe condizionare. Non è più possibile, bisogna risolvere un problema e l'altro. Se ci chiediamo di essere messi in condizione di andare veramente a Milano o a Monaco sulla dorsale adriatica, dobbiamo essere capaci anche noi di risolverli rapidamente questi problemi. Significa cedere quote di sovranità? Dovremmo cedere quote di sovranità. E chi non ci sta, altrimenti lì ci vuole il livello superiore. Le quote di sovranità a cui faceva riferimento Iatarola, come chiudiamo questa discussione? Devo dire pacata, che ha creato anche le premesse, ve lo dico ora per allora, per le prossime 2 puntate che avrò, perché noi torneremo, sindaco, su questi argomenti, ci tornerà anche lei, su queste vicende si apre la fase dei rinnovi della nuova politica che verrà, anche perché a Roma si sono dati 18 mesi, mi pare, per le grandi riforme, ma anche noi qui sul territorio, Iatarola, un po' di messa a punto dobbiamo farla, ripartendo probabilmente anche dai giovani. Francesco Fredella, che è giovane, beato lui, giovanissimo, ci ha fatto una bella riflessione in questa che è l'ultima scheda che destinerò a Pastore, che è giovane anche come lui, e ci facciamo quest'ultima riflessione. Beati loro. Un sistema in crisi, da mesi ormai, che può cambiare, innanzitutto partendo dai giovani. Così la crisi del sistema, spinta dal vento del cambiamento, ripropone la centralità dei municipi come punti di ascolto delle istanze di un'intera comunità. Prime tra tutte, quelle dei giovani, delle nuove generazioni. Con il rilancio di una prospettiva sui giovani, si ricompone un tessuto sociale che si è sfilacciato. Da che parte i giovani possono guardare al territorio per aiutarlo? È un bel dire parlare di industria, turismo e agricoltura, settori che rischiano di rimanere vuoti di senso se non si comprende che deve esserci innanzitutto efficienza, qualità e sicurezza. In un'ipotetica piattaforma generale, secondo i giovani, da dove si dovrebbe ripartire? Quali sono adesso i settori in crescita? L'agricoltura. C'è già una tendenza, da quello che ho capito, a ritornare alla terra. Beh, io penso il campo della telefonia, che va molto avanti. Telefonia, agricoltura. Io penso che il settore alimentare funzioni sempre. La musica, assai. L'automobilistica. L'animazione. Anche secondo me la musica. A me lo sport. Loro, i giovani, che qualcuno ha definito generazione 1000 euro, secondo un sondaggio SVG, sono preoccupati per il futuro, per il precariato, per la disoccupazione. Tra le paure degli under 34, a pari merito al 47%, questi aspetti della vita lavorativa si piazzano al primo posto, seguiti dall'aumento dei prezzi e della crisi finanziaria, al 39%, a cui si aggiunge uno sguardo al futuro, con le pensioni e i salari bassi al 32%. Ma non tutti temono la crisi, tanti sperano in uno scatto di reni, lasciandosi alle spalle un momento difficile. Giuseppe, qual è la ricetta per uscire dalla crisi secondo te? La buona volontà, sacrifici e andare sempre avanti e non pensare alla crisi.
Io direi che al sud c'è troppo la tendenza a piangersi addosso e quindi secondo me i giovani dovrebbero piangersi meno addosso, rimboccarsi le maniche. Un po' di ottimismo può servire ai giovani? Sicuramente sì. Dipende tutto da noi giovani, secondo me, per uscire da questa crisi. Avete sentito questi bei ragazzi e queste belle ragazze? Che suggerimenti? Non è d'accordo sulle belle ragazze, erano carine. Sì, eh? Sì. Pastore, d'accordo un attimino, ha visto? Sì, c'è un cauto ottimismo, non le abbiamo tagliate, Fredella è un tipaccio, non si fa mettere le mani nei servizi, prego. No, no, l'ottimismo è necessario quando si parla di giovani, mi sarei meravigliato del contrario piuttosto, no? Facevo difficoltà a tenere insieme un po' tutti i temi trattati nella scheda, anche rispetto a quello con cui avevamo chiuso poco fa, cioè tutta l'assetto infrastrutturale di cui si occupa Area Vasta, che è non solo Area Vasta, ma anche cioè Area Vasta non solo quella che coinvolge le città qui rappresentate, ma anche quella dei Monti Dauni, cioè le infrastrutture come elemento principale per favorire lo sviluppo economico. Come questo possa impattare sul futuro, in particolare sul futuro dei giovani? Il tema è enorme e non dipende, ai noi, soltanto dalle responsabilità dei sindaci o delle amministrazioni. C'è una politica in senso lato che in questi ultimi anni purtroppo ha diviso il Paese in due generazioni dal destino diametralmente opposto. I genitori di oggi purtroppo non potranno sperare che i propri figli possano ritrovarsi in condizioni migliori alle proprie, per tutta una serie di ragioni. L'età dell'accesso al lavoro si è nettamente allungata e almeno nei prossimi 10 anni non vi sono prospettive di un rapido rientro a questi a valori, insomma, accettabili. L'ottimismo è indispensabile guardando al futuro. Da dove si può partire? Ma innanzitutto dalla diffusione delle tante pratiche di successo che anche in terra di Capitanata ritroviamo. Ciascuno di noi conosce imprese, storie individuali, storie collettive, emigrazioni di ritorno, ragazzi o gruppi che sono stati fuori, hanno studiato, hanno imparato, hanno coltivato una passione anche artistica. È stato molto importante ascoltare ascoltare quei giovani che individuavano tra i settori in crescita la musica, perché la musica, la cultura, il teatro rappresentano senz'altro, e almeno nella nostra città ce ne sono diverse testimonianze, rappresentano senz'altro un'opportunità anche di lavoro, tradizionalmente trascurata rispetto alle classificazioni economiche tradizionali, quindi agricoltura, industria e turismo. Anche i servizi alla persona, anche i servizi culturali sono un importantissimo settore di assorbimento occupazionale, e questi settori sono ad appannaggio principalmente dei giovani, che ne hanno una maggiore sensibilità. Il Comune può adoperarsi, rispetto anche a tutto quello che dicevamo prima, per favorire le condizioni per l'accesso a opportunità di inserimento lavorativo, l'accesso alla ricerca, il collegamento tra ricerca e sistema produttivo, magari riallacciando quei rapporti che si sono un po' spenti per le ragioni che citavamo poc'anzi, e quindi alimentando le opportunità di incontro e di collaborazione interistituzionale, anche rispetto per esempio alle associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le università, il sistema del credito, che sebbene stia attraversando una crisi profonda, non può essere
trascurato allorquando si debba affrontare il tema dello sviluppo economico. L'ottimismo è indispensabile e da questo punto di vista la prossima fase di riprogrammazione dei fondi strutturali, che cito per l'ennesima volta nel mio intervento, però può davvero rappresentare un'opportunità. Per stimolare un po' tutti a riprendere certi temi e provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, a fare piani di durata medio-lunga, proprio per assicurare ai nostri giovani un futuro lavorativo ed economicamente, insomma, indipendente rispetto alla crisi attuale. Che è quello che tutti si augurano, Pastore, soprattutto per i nostri giovani. Noi abbiamo cercato di fare questa discussione pacata, ragionata, molto meditata, intorno a, anche perché superata l'estate ci troveremo nuovamente con dei problemi. Devo dire che è stata eletta una bella pattuglia di sindaci, ma lo dico così a pelle, perché li ho visti, li ho tenuti nello studio, ho visto tanto gente, anche un po' di gente nuova, il che non guasta, insieme alle grandi esperienze che vengono poi, vedete, anche richiamate al capezzale delle amministrazioni, perché guidare una città è un'operazione diabolica, è un'operazione, come dire, bisogna essere come Mefisto con la testa nel cuore della notte, perché non è facile fare il sindaco, è un mestieraccio, lei vede sua moglie, si vede con la signora Patrizia ogni tanto? Nel senso che ho la sua fotografia sulla mia scrivania. abbiamo fatto, lei quanti parti, visto che fa il ginecologo, non fa più da quando fa il sindaco? Purtroppo tanti. È vero, perché lei poi è legato al suo mestiere di ginecologo. Quindi, e la, così dell'altra è pure colpa del fatto che fai il sindaco. Ma infatti, ma guarda, anche se potremmo dire che fare il sindaco è come affrontare un parto podalico, si può dire? Distocico proprio. Distocico, dice il dottore. Abbiamo finito la nostra discussione, lasciamo, ringraziamo, gli darò la grazie per gli input che la CGIL ci ha fatto, devo dire, con una puntualità, io non sono un affiliato, lo dico quindi con totale disincanto, ho letto il vostro progetto che è interessante, poi con Mara De Felici abbiamo cercato anche di approfondire, ho visto che ce ne ha fatto dono per un supplemento di riflessione. Guarda la Capitanata con grande attenzione, e quindi questo sindaco, grazie, la lasciamo al suo lavoro. Lei c'ha ancora il bilancio, mi pare, preventivo da fare, come tutti, sì, ce l'ha anche lei questo, ce l'ha anche lei. Grazie Pastore per essere stato con noi, lasciamo il sindaco alla sua giunta. Quante ne fa a settimana lei? Due giunte, questa di stasera è un po' particolare, mi piace molto perché mi sta aspettando la giunta dei ragazzi. C'è anche la giunta dei ragazzi. Facciamo una giunta in alternativa, i giovani, il giovane sindaco e i giovani assessori con il sindaco anziano. Ne vedremo fuori davvero di cose belle, però con una convinzione che ci si può riuscire a tirarsi fuori dalle difficoltà. L'ho percepita, le rubo proprio 30 secondi. Prego sindaco, si immagini. Visitando Alenia, lo stabilimento dell'Alenia nella nostra zona industriale, ho visto un'evoluzione di quello stabilimento verso l'innovazione, verso il futuro eccezionale, e ho visto tanti giovani del nostro territorio e soprattutto giovani che avevano fatto le scuole che una volta si facevano fare alle persone che non si sapeva che futuro dovessero avere, gli istituti professionali, sono diventati giovani periti meccanici, stanno facendo strada. Quindi quando si investe in maniera corretta sul territorio, su obiettivi di lungo percorso, si investe anche sul capitale umano e sui giovani, sarà un parto podalico, si può nascere settimino come sono nato io, però si può anche arrivare abbondantemente, si può anche riuscire a vivere davvero un futuro più positivo. Abbiamo bisogno di messaggi positivi, soprattutto i giovani, perché la disperazione è dietro l'angolo e lasciare i nostri giovani soli dinanzi al problema, alla disperazione, non è nemmeno giusto. Questo a prescindere da chi sarà, chi è il sindaco, chi è l'amministratore, lasciare tutti, soprattutto i giovani, con la disperazione nel cuore è un peccato mortale che non dobbiamo fare. E io vorrei trarre proprio spunto da questa riflessione che faceva il sindaco della città di Foggia per chiudere questa trasmissione. Sicuramente tutti, anche l'informazione deve fare la sua parte, perché a volte l'informazione, pur di inseguire la notizia, lo dico a me per primo, che ogni tanto qualche sberla la tiro, però bisogna
essere tutti dall'altra parte della barricata per capire i problemi di cui abbiamo cercato di parlare questa sera. Qui a Tragata vuol dire prego. Io innanzitutto invito tutti il 26 giugno a Borgo Libertà, nella borgata di Cerignola, perché presentiamo il museo di Torre Aleman. Che tipo di museo a Torre Aleman? Una torre teutonica. Stamattina leggevo unica, un unicum al mondo. Ci sarà l'assessore Barbanente, ci saranno, cosa rarissima, tutti e quattro i direttori delle sovrintendenze regionali. Ma lei sta sempre con quelli di sinistra, scusi, lei che fa sì. A destra? Io cerco di fare l'amministratore, io sto con chi amministra e con chi ha responsabilità. Ci sarà anche l'onorevole Sgarbi, che è un profondo conoscitore. E questa torre rappresenta, secondo me, la speranza del riscatto. Abbiamo impiegato tante risorse per poter dare splendore, era una riserva di acqua per la borgata. E poi non è la prima volta che si fa questo appuntamento. Adesso facciamo la presentazione, perché noi, mi posso piccare una volta tanto, lasciare da parte la modestia, ci siamo classificati primi all'ultimo bando regionale per un finanziamento di 800.000 euro per far partire il museo, che faremo partire, che secondo me non ha motivo di esistere se non facciamo un percorso. Abbiamo Ordone a due passi, abbiamo gli scavi di Ascoli, tanti interessi archeologici. Le zone umide bellissime, e su questo ci dobbiamo confrontare con i siti, fare questa rete, perché il turismo religioso di San Giovanni Rotondo, con Padre Pio adesso in esposizione, con il cuore restallava da Pietralcina, ci interessa poco, con il riconoscimento dell'UNESCO a Castel del Monte, a Monte Sant'Angelo, perché non dobbiamo captare quel turismo? Aprono il casero finalmente vicino a Torre Aleman, il casero autostradale. A me non interessa che la gente venga, esce fuori, vede Torre Aleman e se ne va. E certo. Si deve inserire nella capitanata e semmai tornare di nuovo a Torre Aleman. Così insieme alla bella di Cerignola si porta un pezzo di territorio. Ci saremo sicuramente anche noi. Vi saluto, vi do anche altre due informazioni. Deve essere velocissimo. Sì, possiamo fare l'attore del sindaco di una. Vuole approfittare di una richiesta che ci viene, come dire, che non è facciamo la così pubblicamente. Visto che gli capita, come dire, di avere rapporti con la Venia, che è una bella realtà del nostro territorio. Credo una richiesta al gruppo dirigente della Leni che renda un po' più trasparente le forme di selezione. L'ho fatta. Credo che sarebbe una cosa buona e utile per tutti, eh? Perché è una bella esperienza su questo. Se è accompagnata anche a una forma di accesso più. L'ho fatta. Questa. Credo che sarebbe una bella cosa. Okay. Accusiamo ricevuta di questa. A futura dire, memoria richiesta a punta secca, come da tutte sono state a punta secca quelle che ci ha dato stasera. Grazie. Comunque vi do due informazioni. Oggi veniva firmato il patto sulla sicurezza a San Severo, è un'altra buona notizia. Ringraziamo anzi il prefetto della città di Foggia e il sindaco di quella città che sono riusciti a chiudere questa cosa importante. San Severo è un altro avamposto strategico importante. E poi una notizia, come dire, che non c'entra niente, però ci piace dirla. Il 28 si fa una bella riflessione sulla lezione di Aldo Moro con Nicola La Torre e tanti altri personaggi in biblioteca. Traviata finisce qui, noi ci vedremo comunque la prossima settimana. Sindaco, vedo che lei è collaudato con il sudore, c'ha un bel fazzoletto, però come cuccia di medio banca non è, la vedo preciso. Ha fatto una brutta fine. Ma cuccia, cent'anni ha governato. Ma dopo molti anni. Non è una immagine di me che mi piacerebbe molto lasciare. Sicuramente. In bocca al lupo a tutti, grazie per essere stati con noi. Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'AMGAS, e in Corso Giannone 53. A San Severo in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza.